Care amiche ed amici, eccomi un'altra volta con voi, qui in Spreaker, radio trasmittendo. Io sono il vostro amico Santen Chan. In questo momento mi trovo al computer, vi parlo attraverso il mio cellulare comunque, Galaxy Young 5360, o Yang, Galaxy Young 5360, che purtroppo ce l'ho dal 2013, e non ho potuto prendere di migliore. Però ancora mi funziona, diciamo. E sto nel computer, però c'ho un po' di pigrizia, di indolenza e non mi sono organizzato. Perché sto leggendo tutti i commentari che mi fanno gli spettatori al mio canale di YouTube Santen Chan, perché ho caricato dei video ultimamente parlando del Grexit, che poi vi spiegherò che cos'è. Là in Italia dovrebbero essere 19, 20, 21, 22, o le 22 o le 23 di sera. E mi sto domandando che cosa starete mai facendo. Qua sono le 18 e 9, io ho appena fatto merenda 20-30 minuti fa. E vi dicevo, mi ha preso un po' di fiaca, perché di solito io appena ho tempo faccio un video per il mio canale di YouTube Santen Chan. Ma oggi che ho tempo, o almeno una mezz'oretta, non mi va di fare niente, di filmarmi, perché poi lo devo editare, lo devo caricare, e sebbene abbia voglia di dire qualcosa, sento che non è il caso di fare un video. Allora mi sono ricordato che per fortuna ho potuto ricaricare nel mio cellulare questa applicazione di Spreaker. E quindi adesso radiotrasmetto senza nessun problema dal cellulare, come facevo ai vecchi tempi con le altre versioni della stessa applicazione. Purtroppo non posso farlo con Soundtrack perché ho tolto Google Play Store, però SoundCloud non mi dà tanto pubblico come Spreaker, quindi parlavo da solo in SoundCloud. Bene. Adesso quindi voglio parlare di quello che ho parlato ultimamente nei miei video. Se li volete vedere, i miei ultimi video parlano circa la tragedia greca. L'orribile tragedia greca che sta vivendo il popolo greco. Ma le responsabilità sono universali, perché la colpa non è solo dei cattivi governi che hanno avuto i grechi, che erano governi populisti e demagogici, perché avevano tutti una bella pensione, davano lavoro a tanta gente che era in esubero e adesso devono aumentare l'età pensionabile perché vanno ai 50 anni in pensione in Grecia, quindi pagano molto meno contributi. E non lo so, si direbbe che 18 paesi europei stanno pagando il debito interno greco, perché era un debito interno, delle loro ricche pensioni, che non avevano proporzione con i guadagni che generavano. Quindi, vabbè, bisogna celebrare la vittoria del no nel referendum greco, perché esprime la volontà dei grechi di non sottostare alla Troica. Però bisogna dire che prima hanno gonfiato i conti interni per far credere che già avevano un 12% di produttività quando invece ne avevano meno del 5%. Poi hanno chiesto prestiti e li hanno spesi, li hanno continuato a spendere delle pensioni pazze che avevano. Adesso sono insolventi. E quindi dopo aver stipulato contratti economici, commerciali con 18 paesi europei, adesso sono inadempienti perché vanno incontro al default e poi fanno un referendum interno come per chiedere alla gente che sta in rovina per tutte le concessioni che i politici greci gli facevano alla loro popolazione, alla popolazione greca. Adesso la gente gli domandano, ma è il caso di pagare il debito? E la gente dice che no, chiaro, che dice, dobbiamo continuare a fare sacrifici per i piatti rotti come usanza greca.
che abbiamo rotto nelle ultime feste che ci siamo mandato? No, diranno, no, no, non paghiamo, per carità, non ci dobbiamo sacrificare di più. Intanto, chi perde quel denaro se non sono i greci? Beh, saranno i 18 paesi europei, inclusa Italia. Quindi noi in Italia celebriamo la volontà dei greci di non pagare, pur sapendo che parte dei rimborsi che devono dare i greci vanno all'Italia. Quindi noi siamo fessi, siamo idealisti e siamo fessi, perché è a noi che ci devono pagare, cazzo. Quando ci ridaranno centinaia di milioni di euro i greci, se vanno in default, o se fanno un referendum per non pagare? Allora noi che siamo? Cattivi che li abbiamo aiutato, li abbiamo soccorso? Comunque questa Unione Europea non funziona politicamente parlando, perché è un'Unione Europea delle banche, è un'Unione Economica Europea. Ma questi sono tutti temi che io ho ripetuto nei miei video. Quindi vi invito a guardare i miei ultimi video per sapere le mie idee a rispetto. Poi sono molto contento che mi seguiate, perché io ho la verità che per curare molto la produzione di video per YouTube, Vimeo e Dailymotion, è che ho trascurato un po' Spreaker. Però mi meraviglio di come invece il mio amato pubblico non mi abbia abbandonato e continuano ad iscriversi persone in Spreaker. È molto bello, molto divertente poter contare con gente che ti segue. E quindi anche persone che non parlano, non sono di lingua italiana mi seguono. Sono molto contento che il pubblico sta in costante trepidazione per quello che posso condividere con loro. Purtroppo c'ho questo cellulare, il Galaxy Young 5360, che ormai ha una memoria molto piccola, però sono disoccupato e non posso permettermi un altro cellulare. Quindi se voi volete aiutarmi, se voi volete supportare o sopportare le mie produzioni, vi pregherei di guardare e far guardare i miei video in YouTube al canale Santen Chan, perché così se voi aumenterete i miei ascolti, obbligheremo YouTube a pagarmi almeno $100. Io ne ho bisogno, perché prima o poi il mio computer da scrittorio, il mio tablet che l'ho fatto riparare già 20 volte, il mio cellulare mi abbandoneranno. Sarà molto triste quel giorno, soprattutto se non avrò soldi da per poter spendere in altri accessori. E quindi, diciamo, mi piacerebbe che oltre a seguirmi in Spreaker, tutti e tutti voi mi seguiste guardando i miei video e condividendoli in YouTube. Vi ricordo ancora una volta che il mio canale è Santen Chan. Poi, come sempre ho fatto in Spreaker, vi ricordo che io sono disoccupato e non posso pagare un acconto. Però per fortuna in Spreaker, al contrario che in SoundCloud, ti danno 10 ore o 9 di trasmissione. E quindi vi ricordo a tutte e tutti voi che quando avrò finito il tempo gratuito per trasmettere nella mia radio Santen Chan, dovrò cancellare gli episodi. E se voi volete trovare qualcosa di antico,
o qualcosa che è stato eliminato ultimamente, vi invito a cercare le trasmissioni che io giudicherò più indispensabili di altri, perché certo non tutto quello che trasmetto deve rimanere a posteri, magari come questa stessa trasmissione. Però quando vedo che un programma radio mio ha avuto audience, io prima di cancellarlo da Spreaker lo trasferisco in YouTube ed esce come un video. Quindi, per tutte e tutti voi che mi state seguendo adesso dal vivo, che sto trasmettendo dal vivo, non vi disperate se ogni tanto noterete che il mio canale non ha trasmissioni radio o ne ha poche. Perché significa che le ho dovute cancellare tutte per creare dello spazio. Se posso comunque, prima le salvo come video, che voi potrete ascoltare, vi manderò una placca di Spreaker, e sono delle tracce audio poi che rimangono in YouTube. Quindi tutto il materiale che io cancello in Spreaker molte volte lo trasferisco in YouTube. Rare volte in SoundCloud, perché SoundCloud c'è solo 2 ore gratis. Poi che dire, ho fatto molti video dalle ultime volte che ho fatto un programma in Spreaker. Molti video, e quindi vi sfido a guardarveli. Spero che siano di vostro interesse. Poi io nel cellulare non riesco a installare perché non è la versione di Android che ci vuole, nel tablet forse sì. Però il tablet mi si scarica molto, c'è questo problema che si scarica subito. La versione di Spreaker Studio per Android. Però, a parte gli effetti speciali dei rumori, io non riesco a fare dei programmi musicali per via dei diritti d'autore, non vorrei che mi cancellassero il canale. E quindi che dire? Io sempre faccio programmi radio come mi vengono a estro, così, perché non compro vestiti nella veste. Allora ho fatto molti video in YouTube, soprattutto cercando di commentare l'attualità, ma l'attualità purtroppo ci supera sempre e a volte è un qualche cosa che non ci piace. Mi rimangono 17 minuti. Magari li uso tutti. Tanto poi cancellerò qualche episodio vecchio. Comunque, in questo momento magari state viaggiando in auto. Magari avete finito di cenare da 1 o 2 ore. State guardando la tele. Anzi, no, probabilmente state nello Smart TV ascoltando l'applicazione SoundCloud. Poi, ad ogni buon conto, vi ringrazio di stare ascoltandomi. Proprio non ho organizzato il programma e si vede che prendo delle papere. Qua. Comunque, vi dicevo, ad ogni buon conto, vi ringrazio anche perché mi sto distraendo col computer da scrittorio, perché sto in Twitter. Allora, con un cellulare piccolo come il mio, non si può stare in Twitter. Ed anche in SoundCloud, o in questo caso in Spreaker. Comunque vi ricordo, se volete contattarmi, che io adesso sto in Twitter, che in Twitter mi trovate come Santechan. Ho caricato delle foto in Twitter, ho caricato dei video che ho caricato in YouTube e che hanno ritweetato in molti. E soprattutto sto anche guardando il mio account attraverso la web di Instagram. Se voi volete trovarmi o vorreste trovarmi in Instagram, basta che cerchiate Santen Chan, no?